Ciao Reavers, come state? Spero tutto bene, bentornati, bentornate, oppure benvenuti o benvenute se siete nuovi o nuove sul canale. Oggi niente libri, o meglio, sì, ci sono i libri, ma non sarà una recensione, quanto sarà un vloggino. Un vlog di un evento molto particolare che si è svolto giovedì 17 novembre e che voi prob probabilmente starete guardando la settimana dopo, la domenica della settimana dopo. Sto parlando di una presentazione di libro del mio libro Patto di non amore alla biblioteca della mia città, ma anche un libro molto importante non solo per me, ma anche per la mia famiglia. In quanto è la raccolta di poesie Dalla vita si ispira l'amore di Sergio Gerini, ovvero mio nonno. Inizio subito dicendomi che questa raccolta non la trovate da nessuna parte, né su Amazon né in qualsiasi ehm, libreria. Perché mh, vi racconto molto in breve la storia. Nei primi anni 90, fine anni 80, primi anni 90, mio nonno ha avuto una, una malattia ai polmoni, gli è collassato un polmone, e quindi ha uh, dovuto praticamente vivere i suoi ultimi anni tra casa e ospedale, diciamo più in ospedale che a casa. E durante questo periodo in ospedale ha scritto eh, tante poesie, tante poesie che mio babbo ha deciso di raccogliere in, in dei volumetti. E queste poesie parlano di amore, di famiglia, della campagna, perché comunque nonno veniva dalla campagna, quindi ecco ci sono tutti quei valori buoni di una volta. E con Babbo abbiamo pensato, cioè Babbo aveva ben pensato di omaggiare suo padre e omaggiare anche sua figlia, molto modestamente. Così abbiamo deciso, cioè in realtà ha deciso Babbo, io sono stata felicissima di questa decisione, di presentare entrambi i libri alla biblioteca della nostra città. Vi lascio con una mini clip di introduzione e vi chiedo scusa per la faccia della prima clip, ma ero insomma un po' così. Buondì da giovedì 17 novembre, temperatura esterna 11 gradi ma grazie al cielo c'è il sole quindi non, sono troppo, non si sentono troppo e ora si va a lavoro nonostante la faccia morta perché il cane ha ben deciso di tenerci svegli quasi tutta la notte e speriamo di avere una faccia migliore in biblioteca nel pomeriggio. Caffettino di metà mattinata in ufficio che ha assolutamente il suo potere risvegliante, una volta finito il lavoro pranzettino veloce con insalatina, poi passeggiata sciogli nervi, sciogli ansia e speriamo anche di perdere un paio di chili in più, selfie in bagno come l'influencer degli anni 2000 e finalmente siamo arrivati in biblioteca dove siamo arrivati un pochettino prima per sistemare i libri scritti da mio nonno. Purtroppo non ho video della presentazione perché non sono stati fatti dei video, ma pazienza, magari per la prossima mi organizzerò un pochettino meglio. Ma sono state scattate alcune foto e ve le posterò nella prossima clip come tipo stile video anni '90 dei primi YouTube. Quindi buona visione per le foto che commenterò. Ed ecco una breve ma intensa carrellata di foto della presentazione perché purtroppo non ho nessun video, è una cosa che mi dispiace parecchio, però nel dubbio rinnovo i miei ringraziamenti a tutti coloro che sono venuti. Qui non mi ricordo cosa stavo raccontando, ma la faccia dice tutto. È stato molto bello perché mio padre ha letto le poesie di nonno, quindi c'è stata dell'emozione in più e, e niente, io spero di rifare questa magnifica esperienza magari con un altro libro. Mi dico, mi dispiace che non ci sono video della presentazione anche perché Babbo ha letto le poesie di nonno ed è stato veramente emozionante perché sapete tanto purtroppo mio nonno non c'è più, è venuto a mancare che io ero piccola, ho vaghi ricordi di lui e non sono neanche sicura se siano ricordi veri oppure la mente mi ha... Giocato qualche scherzo, però sono ricordi che mi fanno stare bene, dunque li accetto come reali. E, e niente, vi dico: mi dispiace che non ci sono stati dei video, ma la prossima volta vi ripeto, mi organizzerò meglio anche perché non ha letto solo Babbo, ho letto anch'io un pezzettino di patto di non amore, ma sto contattando la casa editrice. Per chiedere il permesso, purtroppo non essendo self, devo prima chiedere a loro determinate cose per mettere l'audio letto da me dei primi due capitoli e speriamo dicano di sì, perché già c'è il prologo di Gli ingredienti per amare che ho pubblicato con Darse Edizioni, ma penso di rileggerlo adesso, che ho il microfonino. Bando alle ciance, adesso vi faccio vedere l'ultima parte della giornata. Una volta finita la presentazione e ringraziato di nuovo tutti quanti, ci siamo trasferiti nel ristorante per andare a cena con amici più stretti e parenti. Antipastino di pesce buonissimo, ma fotonica era la polentina, sempre col sugo di pesce. C'era anche l'arrosto, ma come dire, nell'euforia non ho fatto in tempo a filmarlo. Una cosa che mi ha fatto estremamente piacere è questo mazzo di fiori che mi hanno regalato gli amici di Babbo. Amo i fiori specialmente perché poi faccio seccare i petali e li tengo tutti da parte, così come Babbo adora il vino, quindi dovreste aver capito da chi ho preso, ma amo anche qualcun altro. Serata finita con un'eccessiva quantità di vino in corpo, ma sono... faccio la scema, ma in realtà sono pienamente lucida e... e salute Bibi, va bene, ok? E, e niente, è stato veramente molto molto interessante e più che altro sono molto contenta che... Mh, mio babbo sia riuscito a dare in omaggio tante copie delle poesie di nonno ed è una cosa a cui obiettivamente tenevo molto, e, e niente, do la linea a te Alice del futuro perché io mi strucco e vado a dormire. Grazie a te, Ali del passato, e siamo tornati. Nel presente che tecnicamente quando posterò questo video sarà di nuovo passato. Vabbè, comunque, detto ciò, è stata una giornata veramente molto molto bella. Io all'inizio sono sempre titubante per le presentazioni live dei libri, poi dopo vado con un treno perché eh, mi piacciono, non c'è niente da fare. Mi piace questo contatto umano con le persone, con chi è curioso magari. E, mh, faccio le live su Instagram, ma ovviamente dal vivo non è la stessa cosa quindi speriamo di fare altre presentazioni magari con altri libri perché tanto l'anno prossimo ne scriverò un altro cioè ne pubblicherò un altro in realtà è stato già scritto ed è in fase di editing penso lo pubblicherò per ottobre ma non è questo il video in cui parlarvene grazie se siete rimasti ovviamente rimaste con me fino alla fine e niente volevo solo condividere con voi questa giornata molto importante sia per me che per babbo e ovviamente anche per il ricordo di nonno. E non sono ancora molto brava a fare i vlog, ma spero di migliorare e spero che sarete con me a guardarli. Buon proseguimento di domenica. Non è vero? Perché vi devo fare le solite raccomandazioni, ovvero bla bla bla, iscrivetevi al canale, suonate la campanellina per non perdere le notifiche e ci vediamo alla prossima clip che sarà la recensione di un libro non allegro, ma che tratta di una storia vera. Quindi vi aspetto la prossima domenica. Stavolta vi saluto davvero. Ciao, ciao.